appunto di marketing leadership fino alla plus, al positivismo, dove la concezione deterministica prese, diciamo, il suo più grande sviluppo. Infatti, tuttavia, l'interpretazione di Copenaghen, che ad oggi è comunque, pur essendocene molte altre interpretazioni maggioritarie e minoritarie della meccanica quantistica, quella di Copenaghen è quella diciamo ufficiale, diciamo quella più accettata, e generalmente ad oggi viene assunta e insegnata in questo modo. E quella che non si distacca in nessun modo dal formalismo matematico della teoria quantistica, pur avendo assunto inizialmente, pur essendoci state delle controversie, perfino tra le opinioni di Heisenberg, di Born, senza citare la posizione in controtendenza dello stesso Einstein su questo. Ad oggi è passata ad una concezione strumentalistica, operazionistica della fisica, per la quale non si indaga, cioè non ci si chiede che cosa sussista al di là del sistema fisico, quale sia l'intima realtà del sistema fisico quantistico, ma come, cioè, si descrive le grandezze degli oggetti quantistici. E la loro evoluzione temporale in questo modo. Infatti ci si ferma, diciamo, al formalismo della teoria quantistica classica, appunto il già detto formalismo di Dirac. Ecco, negli anni successivi la meccanica quantistica continuava a svilupparsi proprio come teoria fisica. Vennero scoprte le equazioni dette le equazioni d'onda, con le quali si poteva calcolare l'evoluzione temporale di oggetti quantistici, sia in modo non relativistico, quindi non tenendo conto della relatività ristretta di cui abbiamo parlato, e questa è l'esempio dell'equazione di Schrödinger, sia in senso Lorentz invariante, in senso accordato con la relatività ristretta, e quindi con le equazioni di Klein-Gordon, l'equazione di Dirac, l'equazione di Broca-Maxwell, eccetera, che definivano delle particelle rispettivamente a causa del valore detto del momento angolare intrinseco, cioè lo spin, una proprietà particolare della particella. A seconda di quel tipo di proprietà, ogni particella si associava a una di queste equazioni. Tuttavia, questo approccio, che comunque vide nascere l'unificazione tra la meccanica quantistica da una parte e la relatività ristretta dall'altra, venne soppiantato presto, perché non si accontentavano i fisici di questa formalizzazione, e si passò po pochi anni dopo, all'inizio degli anni 50, alle cosiddette teorie quantistiche di campo, dette di seconda quantizzazione, dove il concetto di particella veniva soppiantato da quello di campo quantistico. E appunto, nel caso più noto di questo mutamento, fu appunto il caso dell'equazione di Dirac, che faceva una predizione errata di poco, come è stato misurato con una precisione incredibile dall'esperimento sullo spostamento di Lamb, di una proprietà dell'elettrone detta fattore giromagnetico, che si scoprì essere poco diversa da 2 sperimentalmente. Invece l'equazione di Dirac lo prevedeva esattamente uguale a 2. Per questo venne soppiantata dalla teoria di quantistica di campo detta elettrodinamica quantistica, che venne sviluppata con metodi matematici appunto sempre più avanzati da Tomonaga, da Schwinger, ma soprattutto da Feynman, fino appunto all'inizio degli anni 50 del Novecento. Lo stesso successe ad allora erano note solamente come forze fondamentali della natura l'interazione elettromagnetica e l'interazione gravitazionale. Invece, negli anni successivi si scoprirono, proprio con la pretesa di fondare una teoria quantistica di campo che descrivesse le particelle del nucleo atomico
e le loro interazioni, si scoprirono la forza nucleare forte, cioè quella relativa all'interazione tra i componenti interni del nucleo degli atomi, i quark e i gluoni, e del nucleo atomico, quindi i componenti di protoni, di protoni e neutroni che sono quark e gluoni, e dall'interazione debole, un'interazione nucleare debole che metteva in relazione la forza che teneva insieme, diciamo, il nucleo atomico con gli elettroni che gli orbitavano attorno. E per questo, nel caso dell'interazione forte con le ricerche di Yukawa sulla fisica subnucleare e sulle ricerche del nostro Fermi sul decadimento beta nello stesso campo, e aiutati dalle ricerche, dagli strumenti fisico-matematici sviluppati da Gell-Mann, si riuscì a costruire questa teoria quantistica di campo dell'interazione forte, che è la cosiddetta cromodinamica quantistica. Giungendo alla fine della nostra esposizione su questa teoria fisica, giungiamo a comprendere come ad oggi la meccanica quantistica sia completamente unificata nel cosiddetto modello standard, che è una teoria di campo appunto unificata che descrive tre delle quattro interazioni fondamentali, lasciando l'altra, che è la gravità, alla già citata relatività generale. Ne descrive tre mediante un particolare oggetto matematico molto complesso che si è sviluppato nel tempo, cosiddetto un prodotto tra tre gruppi unitari speciali, a cui ogni gruppo corrisponde una teoria di campo, corrisponde quindi una delle tre forze fondamentali del modello standard. Quindi l'interazione forte, l'interazione debole e l'elettromagnetismo, e a cui questi tre gruppi unitari di diversi gradi, dopo aver definito le relazioni tra i tensori dei campi, dei particolari oggetti matematici, ci permettono di definire appunto tre delle quattro interazioni fondamentali. Tuttavia, nonostante l'unificazione parziale, perché appunto manca la gravità, ancora l'unificazione tra meccanica quantistica e relatività generale non è stata attuata, ci sono diversi tentativi in questo senso su teorie di gravità quantistica, come la teoria delle stringhe, che è sfociata oggi nella teoria M di Edward Witten, la gravità quantistica a loop, altri approcci. E comunque sia, il modello standard non ha permesso alla scienza moderna di uscire dallo strumentalismo, e l'ha fatta rimanere agnostica sulla realtà appunto degli stati quantistici, e quindi relativamente all'interpretazione della meccanica quantistica. E ad oggi è sempre assunta l'interpretazione di Copenaghen, ci sono molti tentativi in questo senso di riuscire a costruire dei modelli, detti modelli ontologici, secondo le ricerche recenti del 2007, tra l'altro, di Harrigan e Speckens, due scienziati esperti in questo campo, modelli ontologici che dovrebbero descrivere la relazione tra stati quantistici e stati della realtà, ma ad oggi la scienza, quindi la meccanica quantistica, non rimane altro che rimanere agnostico sul realismo in senso fisico, in senso filosofico, cioè non è detto che sia data una realtà del tutto predeterminata e del tutto costituita così com'è, anche indipendentemente non solo dalla nostra percezione del soggetto, ma anche da come noi interagiamo con questi sistemi, con questa realtà, mediante gli apparati di misura che utilizziamo nella ricerca fisica. Ecco, dopo aver passato in rassegna questa riflessione sulle tre discipline fondamentali della conoscenza umana, che sono la filosofia, la matematica e le scienze naturali, con la scienza madre, diciamo, che è la fisica, possiamo renderci conto di come
queste entrino in relazione e di quale sia in realtà il metodo della filosofia, i limiti della filosofia, il metodo della matematica e il metodo della fisica, della scienza sperimentale, e mettendo in evidenza soprattutto anche lo statuto conoscitivo che definisce i risultati a cui queste diverse discipline giungono. Per quanto riguarda la filosofia, assumendo un metodo puramente logico, puramente speculativo, non può presupporre alcun oggetto già dato, come fa per esempio la matematica. Non può legittimare la sensatezza delle sue proposizioni, delle sue affermazioni, delle sue definizioni mediante dei presupposti metodologici di altre discipline o dei presupposti assiomatici che non siano giustificati a loro volta. Come, per riprendere un aforisma di come definisce la filosofia un filosofo studioso di Hegel e di Heidegger, che è un filosofo russo, Koyeve: la filosofia deve tener conto del fatto che sta parlando, del fatto che sta dicendo qualcosa mentre lo dice, del fatto che sta parlando mentre parla. Infatti, il metodo vero e proprio che la filosofia si è prefissa fin da Platone ed è stata sviluppata dai maggiori pensatori della storia occidentale è quello che si prefigge, rielaborata alla luce delle nuove scoperte, delle nuove concezioni scientifiche moderne, essenzialmente tre fini, cioè la fondazione assoluta della conoscenza, cioè intendiamo il termine assoluto in senso tecnico, cioè non pensiamo a un assoluto in senso religioso, dogmatico, in senso di qualcosa onnipotente, onnisciente, del tutto al di fuori, qualcosa di divino, al di fuori della nostra portata, ma in senso etimologico assoluto dal latino absolutus vuol dire sciolto da, indipendente, cioè una fondazione assoluta della conoscenza è una fondazione che si basi su un principio primo del tutto indipendente dagli altri, del tutto indipendente da tutte le proposizioni e i risultati che da esso derivano. E la seconda finalità che la filosofia deve prefiggersi è la sistematizzazione della conoscenza in modo univoco, cioè l'unificazione delle singole scienze in una scienza unitaria, il sistema della conoscenza appunto unificando le parti della conoscenza separate nelle singole scienze in un intero, in una conoscenza, in un sistema intero e unitario della conoscenza mediante un processo logico per il quale si tiene conto delle definizioni logiche che abbiamo affermato precedentemente e delle definizioni logiche che susseguono alle stesse, quindi che si affermano conseguentemente alle prime. E in questo lo studio, gli strumenti della matematica e le strutture concettuali che sottostanno ai sistemi formali, alle teorie matematiche e soprattutto il linguaggio utilizzato dalla stessa può essere molto d'aiuto alla filosofia. E il terzo intento che la filosofia deve porsi è la chiarificazione veritativa degli elementi che pone costruendo e costituendo la conoscenza, cioè la comprensione di come la posizione di questi elementi sia univoca, sia necessariamente necessariamente quella e non altrimenti, riprendendo un po' il principio di ragion sufficiente esposto da Leibniz, e come inevitabilmente un tale percorso deve riconoscersi nell'unica conoscenza costruibile e costituibile dal pensiero umano, e costituendosi come l'unico sistema logico in quanto impossibile a relazionarsi con altri sistemi. Infatti l'intero è per sua natura unitario e totale, cioè non esiste altro sistema della conoscenza che sia all'infuori dell'intero. E per questo la verità stessa è lo statuto conoscitivo fondamentale della filosofia,
perché la qualifica appunto come scienza dell'intero, cioè secondo la definizione già data di verità come congruenza del pensiero al suo dover essere logicamente corretto, dell'adeguazione alla struttura conoscitiva che si forma in relazione al pensiero stesso e che lo porta a costituire il sistema della conoscenza a partire da una fondazione assoluta e infine a un sistema della conoscenza che comprenda e fondi le altre scienze, recuperando appunto l'intento husserliano di una filosofia come scienza rigorosa e che giunga alla fine di questo percorso a comprendere l'intero e a comprendere la verità. Per quanto riguarda il metodo della matematica, invece, ha come obiettivi la sistematizzazione e la derivazione coerente delle proposizioni matematiche e la minimizzazione degli assiomi. Infatti, come sa chiunque abbia studiato un po' di storia della matematica, molto spesso nella storia della matematica appunto occidentale, ma anche orientale, come gli indiani, i cinesi, gli arabi, ci si è trovati a sviluppare teorie, teoremi, strumenti matematici che non avevano un fondamento assiomatico formale del tutto definito, non si comprendeva appieno da dove questi strumenti derivavano, ma sono strumenti sviluppati per la risoluzione di problemi concreti della matematica e anche pratici, anche risoluzione di problemi applicati alla geometria o applicati all'ingegneria o applicati alla fisica. E questo lo possiamo prendere come esempio di questa situazione, ad esempio l'arcinoto sviluppo del calcolo infinitesimale da parte di Newton e Leibniz, oppure la fondazione della già citata teoria delle categorie dopo la scoperta del primo gruppo di omotopia di una varietà, detta varietà topologica, che a partire dalla quale si sviluppò la nozione di funtore. E tuttavia per questo motivo la matematica considera gli elementi teorici della stessa, le teorie già sviluppate, gli strumenti e i teoremi che sono già stati compresi come un datum, per dirla con Russell, come qualcosa di già dato appunto, e a partire dalla comprensione di questi, da averli come dati, come certi, si sviluppa una teoria assiomatica che possa comprenderli, da quale possono essere derivabili a partire dall'applicazione di regole di inferenza sugli assiomi stessi. Quello che succede nella matematica è che, togliendo gli assiomi, sono tutti indipendenti tra loro, e togliendone uno o aggiungendone uno cambia il sistema formale stesso, cambiano tutte le formule decidibili, dimostrabili a partire dal linguaggio della teoria stessa. E per questo motivo, benché gli intenti della corrente formalista di Hilbert siano stati distrutti dai teoremi di Gödel, l'impostazione formalista è stata pienamente legittimata a posteriori, perché la matematica non si occupa di una chiarificazione ontologica, gnoseologica, veritativa del numero, degli elementi fondamentali della matematica, ma si riduce uno studio pensato a partire da assiomi, da costruzioni di teorie, da una costruzione di sistemi formali nella quale basta esplicitare gli assiomi di partenza, delle regole di inferenza logiche a partire dalle quali si sviluppa questa teoria, e ricomprendere i risultati già compresi in astratto, diciamo, per via non rigorosa. Quello però che si può fare, che la matematica offre come strumento, benché non si occupi di definire come dovrebbe fare la filosofia la relazione che sussiste tra ogni posizione, ogni atto del pensiero in senso fenomenologico, in senso di antecedenza e di conseguenza degli stessi, tuttavia un grande vantaggio che dà la matematica è quello
poter pensare e derivare, definire nuove nozioni a partire da casi particolari di altre nozioni più